Ok, siamo dentro. Dammi la mano, piccola. Fatta. Grazie. Diamo un'occhiata. È buissimo. Cazzo, se è buio. Aspetta. Goloso. Bella lì. È ora di mettersi al lavoro. Quanti ne ho? Non tantissimi, credo, purtroppo. 90. A questo punto creo la fiondina. Velocità di ricarica posso fare? Sì, costa 15. Boh, dai, ci può stare. Ora sì che si ragiona. Tanto se trovo qualcos'altro poi ci torno. Magari se ne paraggi, ecco. Bullets. Piglialo. Kit medico visto. Ma che cazzo fa a pigliarlo? Ora ho capito. Mi tocca anche ricaricare per colpa tua, bastardo. In questo lab cosa c'è? Due cassetti. Prende e porta a casa. Super, prende e porta a casa. Buono. Buono. Come cazzo? 40, dai. Ne mancano 10 di integratori. Ce la possiamo fare. Ce la dobbiamo fare. Da arrivare a 50. Qualcosa mi dai? Ehi! Luci! Qui c'è la cura per l'umanità! C'è nessuno? Facciamo piano finché non capiamo quello che succede. Bravo. E soprattutto cosa vogliono farsene di te? Vero? Bambina. Altri 10 inganeggi e andiamo avanti. Qualcosa mi dà niente. Coltello, lo so. Va bene. Sistemato tutto. Fumetto Perelli? No. Bombe incendiarie. Ah, le Molotov. Potenziate? Oh, raggio dell'esplosione esteso di 2 volte. Adoro. Buono. Attrezzi livello 4. Vamos. Infatti mi stavo preoccupando che non li stavo trovando. Ho detto, ma... Vedo degli integratori davanti a me. L'avevo detto. Io l'avevo detto, ragazzi, l'avevo detto.
che ce la facevamo, l'avevo detto. Solo che voi non mi volete credere. 55. Avanziamo anche di 5. A questo punto, Ellie, mi perdonerai, ma torno un attimo all'inizio. Dal banchetto armi, perché non saprei come chiamarlo. Officina? Chiamiamola officina, dai. Sembra l'ideale per lavorare. 65. Questo fucile è la vita. Capacità caricatore. Venticinque. Questo non si può far niente. Ok, velocità di fuoco. Aggiudicato. Dovrebbe esserci utile. Minchia ragazzi, è stato più utile adesso che prima. Incredibile. Cioè, con solo gli ingranaggi trovati qua dentro. Adoro. Ok. Cos'è? Niente di utile. Non c'è niente di interessante, solo robaccia medica. Non capisco. Sembra che abbiano fatto tutte le valigie e siano scappati. O forse no. Beh, forse non tutti. Stammi vicino. Ok, andiamo su. Aspetta che ho visto qualcosa. Magari era un'illusione, no. Ho visto bene. Registratore vocale? Gli infetti hanno ucciso altre due guardie. Ci sarà un'altra riunione sulla sicurezza del laboratorio. Qui ci sono le nostre strumentazioni, i nostri dati. Tutto il personale si è abituato a vivere qui. Condurrò un altro esperimento prima che questa incompetenza mi faccia impazzire. Buono. Questo potrebbe già essere mezzo indizio di quello che succederà tra poco. Vabbè, era la stessa porta. Bottiglione qua dentro. Bello. Cos'è? Niente, solo un riflesso. Sti riflessi mi mandano di fuori. Basta con queste bottiglie. Ho capito che vuoi vendermi le tue cose, ma non ci tengo. Io voglio altre bottiglie. E a ridare con 5 integratori. Vamos. Niente. Buono. Sì, però ora aspetta. Mi sto confondendo le idee. Dov'è l'ingresso con le scale? Da altre parti non si può andare, vero? No. Siamo arrivati qui con le scale, giusto? Sì. Fuori non si può andare.
E questo ha appurato, vabbè, rispunti di là. Qui siamo andati a sinistra, anche perché, ragazzi, non lo faccio perché non voglio lasciarmi sfuggire un bel niente. Tutto qui. Non quindi ci metto un pochino di più, però è un buon segno, no? Come dico sempre, lo faccio per una buona causa. Anche questo è molto utile. Merda. Probabilmente sono clicker, giusto? No, clicker non si nascondono. Brutta notizia, brutta notizia. Non ho alcol. Fancala. Radiografia. Sì. Credo che questo sia il precursore di un clicker, per forza. Apriamo la porta. Ecco chi era. Beh, almeno il nostro clicker. Per ora. E non ci sono luci. Beh, magari nel frattempo si sono trasformati in scimmie. Ma non credo proprio. Troveremo qualcosa. Che poi siamo in un edificio scientifico, no? L'alcol dovrebbe proprio abbondare qui. Quattro bancali di strumenti di laboratorio imballati e pronti a partire. Ora resta da decidere cosa farne di voi. Il gruppo compromesso dovrà essere soppresso. Sapete che vi dico? Che si fottano. Siete state voi a sopportare sacrifici maggiori. Se c'è qualcuno che merita di uscire vivo da qui. Ehi, state buone. Oh no. Mi ha morso. Addio. Mio Dio. Fortuna che non abbiamo avuto a che fare con quelle scimmie. Non dice dove sono andate. Già, proseguiamo. La bruttissima fine di quell'uomo. Vabbè, mi dispiace però. Le scimmie sono anche scappate dalla gabbia. Cioè, incredibile. Piastrina. Che poi premo sempre il quadrato, ma il messaggio è sempre lo stesso. Anyway. E qua che mi dai? Ingranaggi. Che poi chiamo ingranaggi perché una volta li chiamavo così, in realtà sono buloni. Here. Oh, meglio tardi che mai, zio. Vamos. Eccoci. Sorpresa. Ma davvero? Io sono morto. O lo sarò presto. Mi sono preso del tempo per riflettere. Ci sono stati anni in cui pensavo soltanto una cazzo di perdita di tempo. Non ce la faccio più. Andiamo. Stai cercando gli altri. Sono tutti tornati all'ospedale St. Mary di Salt Lake City. Li troverai là. Che tentano ancora di salvare il mondo. Sai dove si trova? Conosco la città. A Salt Lake City, forse? Devo dire, ma cavallo. Che c'è? Sono le luci. Sta giù! Che diavolo sono quei tizi? Non importa. So dove andare. Usciamo di qui. Chi saranno mai?
Anche tu sei covacciata, vero? Brava. Oh cazzo. Dammi il macete, stronzo. Così si fa. Gioco di mano, gioco da villano. Vamos. Mai sostare dietro gli angoli, mai. Lui è laggiù? Non lo vedo. Andiamo, su. Fammi cerchi? Così. Fuori. Dovrebbero essere finiti, credo. L'ho detto, eh. Dispiace aver sprecato due molotov così, ma purtroppo le alternative non erano tantissime. Meglio di nulla. Adesso è arrivato il maio, zio. Mi dispiace. Ti vedo. Lo sai che ti vedo, vero? Nel corridoio. Curati, curati, curati. Coprimi, vado avanti. Vai avanti allora, vai. Gesù. Visto come sei andato avanti? Merda. Basta di non cogliere un cazzo. Sono arrivato di maio adesso. Ciuccio. Che posso andare giù? Yes, che posso. Merda. Mi le spalle. Beh, l'ho preso in corsa lì. Zitto e muto. Nercoppino, vamos. Hai altro da aggiungere per caso? Le scale si fermano qui. Cazzo, è vero, è crollata la roba. Coglione. Merda. Merda, Joel. Oh no. Oh, merda. Oh, cazzo. Quell'altro è morto almeno?
Che dolore. Che cosa devo fare? Non lo so, fai tu. Ben fatto, ragazzina grande. Ok, ora devi tirare. Ok. Che dolore, mamma mia. Uno, due, tre. Tira! Oddio. Non voglio vedere. Raggiungi il cavallo. Come se fosse semplice, capito? Non vedo nessuno. Andiamo. Joel, come va? Come deve andare? Va benissimo, una favola. Puoi occuparti della finestra? Già. Ci provo. Cascherà peso morto, come minimo. Esatto. Presto. Avanti, muoviti! Ti vedo. Forza, amico. Bene. Resta qui. Aggiro lo stronzo. È lì. Magari urlo anche. I miei amici qui hanno ucciso stronzo. Vieni. Puoi risolverla con le cattive. Piccola cosa. Vaffanculo. Povero Joel. Oh, cavolo. Urto. Dobbiamo portarti fuori di qui. Sto bene. Non stai bene, Joel. Sto benissimo. Andiamo adesso. Peccato, erano proiettili golosi. Muoviti. Qui non c'è nessuno. Veloce. Stai andando bene. Continua così. Cavolo. Qui, appoggiati a me. No. Puoi camminare? Come no? Sì. Affanculo. Allora cammina, cazzo! Avanti. Ecco l'uscita. Manca poco, forza! Ehi! Ehi! Joel! Non ce la fa, bimba, non ce la fa. Ali. La rip. Oh merda, oh merda. Piccola stronza. Grandissima. Joel, vieni, alzati. Però ragazzi, cioè si vede che questa è lì, c'è una marcia in più, cioè. Beh. Ha imparato veramente tanto da Joel. E andiamocene adesso. Giuro che se ti tiro fuori. Allora, un gioco normale finirebbe qui. Ma The Last of Us non è un gioco normale. È un gioco stupendo. Da quel che ricordo, quindi. Ci sono ancora emozioni migliori da vivere. Aspetta qui. Apro la porta. Avanti. Magari vietelo a prendere, no? Ci siamo. Che cazzo? Che culo che non si è spaventato il cavallo. Senti, il cavallo. Ok. Riesci a salire? Non ti regge, zia, non ti regge, non ti regge. Siamo al sicuro. Joel. Joel. Boom. Joel, dai. Alzati, alzati, alzati. Devi dirmi cosa fare. Forza.
d'inverno.